Ho prenotato un intervento sull'ordine dei lavori perché, Presidente, cioè, noi non chiederemo mai più che lei venga a riferire in aula perché ogni volta è sempre la stessa storia, non risponde alle Però domande sull'ordine che abbiamo dei fatto. lavori, Presidente, però ci Corrado. consente perché non si può Però io, terminare consente, con però. una replica propagandistica del Allora, Presidente della in Regione genere che si ci fa termina con la replica, consigliere l'excursus Corrado. In delle genere si cose termina con la fatte. replica, non si può Presidente, non è possibile, terminare con una per avere replica. risposte qui alle È interrogazioni non sull'ordine dei lavori. rispondete. In aula alle domande nella replica non si risponde, ma si fa l'excursus delle buone pratiche dell'amministrazione. Dobbiamo rendere grazie perché il Presidente è venuto a Sull'ordine. riferire e qua si vuole convocare la Capigruppo per andare avanti con i lavori come se nulla fosse. Non è così, Presidente, cioè, forse non avete capito che non si può, non pensiamo che domani andiamo avanti con la legge per passare Siamo. sopra, con la 69, per far passare in sordina questo schifo. Non è così, Presidente. E Presidente, le faccio un appello anche come Capogruppo. La prego di non trasformare la Capigruppo, che è un organismo che ha il compito semplicemente di programmare i lavori in qualcos'altro, in una sede dibattimentale, un luogo dove si devono prendere magari decisioni, perché i dibattiti e le scelte politiche si fanno qui, in Questo consiglio, non c'è dubbio, però. dove ci sono tutti quanti, e se abbiamo la possibilità di confrontarci tutti quanti. Quindi non utilizziamo la Capigruppo come uno strumento che serve semplicemente per programmare i lavori. E la prego di non far finta di nulla e non pensate che si va avanti col programma come se niente fosse. Prego, signor Valeriani.